È indubbio che la fantasia è un grande dono che apre molte porte sulla tua interiorità e ti porta ad avere un diverso rapporto con il mondo e con l'esistenza. Se ti sembra avere difficoltà a sviluppare e utilizzare la fantasia, puoi fare questo esercizio di visualizzazione. La notte, prima di addormentarti, immagina che i tuoi due emisferi cerebrali siano come due mondi. Visualizza questi due mondi con tante persone piccole piccole che ci camminano sopra. Nell'emisfero sinistro vivono i logici, persone serie ben vestite in giacca e cravatta, sono efficienti ed usano la logica. Questo mondo è ordinato e schematico. Nell'emisfero destro vivono i Joyce. A differenza dei logici, i Joyce sono giocosi, creativi e coloratissimi. Tutti i Joyce appartengono ad un grande cerchio che riempie le strade con musicisti, poeti, pittori e artisti di ogni sorta. In questo mondo ogni giorno è festa. Per qualche evento misterioso viene creata una strada tra i due mondi. I logici, incuriositi, scivolano facilmente nel mondo dei Joyce, dove vengono accolti con calore e piano piano iniziano a togliersi prima le cravatte e poi le giacche. Anche i Joyce vanno nel mondo dei logici, portando con sé il gioco, il colore e la fantasia. Ogni sera immagina quello che possono fare i Joyce e i logici nei loro due mondi e cosa succede quando sempre di più i due mondi si fonderanno. Quello di creare storie fantastiche è uno degli allenamenti che puoi fare per aumentare la tua fantasia. E dopo qualche mese osserverai come è cambiata la tua capacità di essere fantasioso anche nella vita di tutti i giorni. Se ti è piaciuto questo audio, metti mi piace e se vuoi approfondire come aumentare la tua capacità di essere fantasioso, seguimi sul gruppo Facebook Oltre le porte del tempo oppure visita il sito www.paolafendoni.com.